Buonasera e benvenuti a questa edizione di Ti Giacomo, la nostra rubrica che parla di cultura, società e tempo nelle Marche. Oggi parliamo dei giovani e dei loro divertimenti. Il nostro inviato a Parigi ha incontrato 3 turiste marchigiane. Vai con il servizio. Buonasera, ci troviamo a Parigi, la città dell'amore. Come potete vedere alle mie spalle c'è la celebre Torre Eiffel. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare 2 ragazze e adesso le andremo a intervistare. Prego. Salve ragazze. Salve. Vi trovate qui a Parigi, come mai? Per studio, per lavoro? No, siamo in vacanza. Ah, le ragazze sono in vacanza e state aspettando qualcuno? Sì, stiamo aspettando alcuni ragazzi che abbiamo conosciuto in un locale di Parigi. Ho capito, ma ho visto che qui hai un anellino, sembra un anellino di fidanzamento. Eh sì, me l'ha regalato il mio ragazzo prima di partire. Ah, ma quindi, cioè... Vabbè, volevamo vedere com'era il rapporto con altri ragazzi, cioè per vedere se il mio con quello del mio ragazzo va bene. Ah, fantastico, ma quindi il vostro ragazzo lo sa, cioè d'accordo. Bene, da Parigi è tutto, la linea allo studio. Bene, ritorniamo nelle Marche, sempre in tema giovani. Vediamo come si divertono invece i ragazzi di casa nostra. Vai con il servizio. Come tutti sappiamo, le multe sono in aumento, ma grazie ad un'iniziativa dei comuni della Valle del Tenna, da oggi i multati avranno una simpatica sorpresa. Siamo sulla strada Campiglione Casette d'Ete, qui vicino a me ho una delle nuove macchinette per il controllo elettronico della velocità volute dai comuni limitrofi per far fronte alle esigenze di una maggiore sicurezza dell'automobilista. Una misura che a quanto pare non è stata accolta di buon grado dalla popolazione. Per questo siamo andati a parlare con il sindaco. Beh, allora, siccome gli incidenti per via dell'Afrika, come tutti sappiamo, sono aumentati, no? In questo tratto della Vallata del Tenna abbiamo deciso, sulla scia delle esperienze dei comuni limitrofi, di piazzare dei rilevatori della velocità automatica in modo che gli automobilisti si calmano. Secondo punto, incameriamo anche un po' di liquidità. Sì, però sindaco, c'è da dire che la sua proposta... Ma anche mia, voglio dire, non è solo la mia ma è di tutta la giunta comunale, perché queste cose si prendono come accordo. Beh, certo, comunque il punto è questo, che questa proposta non è stata ben accolta dalla comunità. La comunità però deve anche sapere che questi soldi incamerati verranno utilizzati per opere sociali come la tanto voluta da tutta la popolazione, festa di fine anno, questa festa di fine anno in cui quest'anno abbiamo invitato il gruppo Tango Simpatia e in cui ci sarà anche un banchetto presenziato dalla giunta comunale. A tutti gli automobilisti consigliamo di guidare con prudenza. Per oggi è tutto, Ti Giacomo finisce qui, vi lasciamo in compagnia del tenente e colonnello Lino Principi per il metodo regionale. Il tempo è presentato da... calzaturificio squarcia scarpe, centro di aggregazione giovanile Ninetto Mio. Signori e signori, le previsioni della nostra regione. Iniziamo con Pesaro Urbino. Questa è la regione che si salva perché sta in contatto con Leo e San Marino. Poi passiamo al centro, ancora solo Pancololio, però si salva perché confina con Macerata, che c'è l'università. Poi passiamo a Fermo, è una zona un po' più pulita, scattando i fermani e appoggiandosi in Amandola sulla Sibilla. Questa è Ascoli Piceno, la marca sporca, perché conviene con l'Abruzzo. Solo pastori e canali. Poi passiamo alle previsioni come uno se lo dovrebbe immaginare. Poi telefoniamo a Nazaré e vediamo se c'è scorta. Qui piove o tira vento, sempre una bella provincia. Ancona, fulmini e acqua a volontà, Macerata si può salvare. Fermo, la stacchiamo con Porto San Giorgio e lì fulmine saeta, infatti si vede come saeta, guarda, ecco, però
ci spostiamo sulla Sibilla, era meglio, e Provigio non la farà mai a Mandola, perché c'è Ascoli lì addosso, stubranco di pastori e canari. Adesso tutto sommato ho detto un po' de cavolate, però siamo una regione particolare, nessun agevolazione dallo Stato, sappiamo campare da soli, basta che non ci invadano questi delinquenti e essere comunitari. Che posso dire altro? Certo, che Rimini gli farebbe comodo appoggiarsi a Pesaro, perché qua l'industria è favorevole. Su ci sono i bagnanti, i tedeschi, i marocchini e i musulmani. Meglio tenersi staccati da sta gente e tiriamo avanti alla meglio. Se piove e tira vento non ci porta niente. Buonasera ragazzi e buonanotte.